Marcello Cirillo e Adriana Volpe, i mattutini, sono riusciti a rientrare in gioco. Nell'ultima puntata di Pechino Express 2018 li abbiamo visti protagonisti di un gioco divertente che ha messo in difficoltà alcune squadre. Ad inizio percorso, Marcello Cirillo e Adriana Volpe si sono travestiti con abiti neri e coprenti ed hanno ricevuto un incarico importante dal conduttore: fermare tre coppie prima dello stop e porre loro delle domande, divise fra gossip e cultura generale. Per Marcello e Adriana si è trattata di una grande opportunità, vista l'eliminazione avvenuta nella tappa precedente. I due hanno avuto il via a Ouarzazate, meta finale della tappa precedente, ed hanno catturato subito i surfisti, per poi proseguire con le mannequin ed il giorno successivo i promessi sposi. Aver completato il compito ha permesso alla coppia di vincere il rientro in gara, per la gioia di entrambi. Adriana infatti sperava fortemente di poter continuare l'avventura, mentre il suo compagno ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Anche i mattutini si sono dovuti poi unire a compagni diversi, Marcello è finito in coppia con Tommy QT degli Scoppiati, mentre ad Adriana è capitato Riccardo Di Pasquale dei Promessi Sposi. Qualche momento di tensione poi fra Cirillo e Fabrizio Colica, per via di un furto sospetto. Durante la prova del taglio barba, il conduttore avrebbe infatti sottratto un ragazzo già scelto dagli avversari. Al traguardo finale i mattutini sono riusciti infine ad arrivare secondi, subito dopo le mannequin. Marcello Cirillo e Adriana Volpe tornati in gioco alla grande. I mattutini si sono rimessi in gioco alla grande e data l'eliminazione precedente, hanno scelto di rimboccarsi le maniche. Pechino Express 2018 li ha messi alla prova con un gioco semplice, soprattutto perché il tempo a loro disposizione per completare la missione è stato davvero tanto. Marcello Cirillo e Adriana Volpe però speravano tanto di poter rientrare in gara, convinti che qualcosa sia andato storto nello step precedente. Ultimato il compito, hanno dimostrato forse di aver fatto tesoro degli errori fatti nelle prime due puntate. Li abbiamo visti infatti più agguerriti e non è escluso che Marcello abbia ingannato con cognizione di causa gli Scoppiati durante il gioco del taglio barba. In realtà il conduttore ha dimostrato spesso di non portare rancore verso nessuno, nemmeno nei confronti di chi lo ha pugnalato in qualche modo alle spalle. Niente è escluso quindi, dietro il suo sorriso si potrebbe nascondere un abile stratega. Adriana invece ha dato il meglio di sé in coppia con Riccardo Di Pasquale, riuscendo a guidare al meglio il compagno. Un tratto del suo carattere già emerso nelle prime due puntate del programma. Ora serve il meglio di loro. Pechino Express 2018 richiederà ai mattutini di dare il meglio di sé. Marcello Cirillo e Adriana Volpe devono darsi parecchio da fare per battere i rivali, soprattutto perché dovranno battere coppie già fin troppo forti. Il fatto che siano arrivati secondi nell'ultima tappa purtroppo non è una garanzia di vittoria. Il merito potrebbe andare infatti al mixaggio fra squadra e questo renderebbe i mattutini ancora zoppicanti rispetto agli altri viaggiatori. Adriana ha di certo la voglia di emergere e farà di tutto per arrivare al traguardo, ma bisogna tenere in considerazione incidenti di percorso ed il rallentamento dovuto a Cirillo, che ha un approccio più soft alle dinamiche del gioco. Da migliorare entro breve la capacità di adottare il mezzo migliore per raggiungere le varie mete.
L'autostop finora è stato uno degli ostacoli maggiori, visti tanti km da percorrere, c'è da aspettarsi che in questa settima edizione gli spostamenti occuperanno una parte essenziale dell'adventure game. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.